Partita difficile per l'Avastese contro l'Aurora Alto Casertano, valevole per la 13ª giornata di campionato. Una partita complicata, con la squadra ospite che è riuscita a resistere all'offensiva della squadra di casa per 80 minuti, fino all'arrivo dei gol della squadra aragonese. All'8° minuto le Noci mette un cross invitante a Ceccacci, che colpisce al volo, ma il tiro viene messo in corner da Vitiello e dal calcio d'angolo Diallo effettua un cross che Agnello colpisce di testa, ma ancora una volta l'estremo difensore evita il gol. Va stesa a trazione anteriore con Ceccacci che al 15° minuto colpisce la palla con un tiro che scavalca Vitiello, ma la traversa salva la squadra ospite. Ancora la Vastese che vuole trovare il gol del vantaggio e ci prova con Scafetta al minuto 16, ma la retroguardia campana respinge e si rimane ancora sullo 0-0. Al 28° arriva la reazione dell'Aurora Alto Casertano con Vita che, innescato da Amabile, prova un tiro rasoterra ad incrociare che sbatte sul palo, negando al numero 9 campano la gioia del gol. Al 32° ci prova Agnello con un tiro che però esce al lato e finisce così 0-0 il primo tempo tra Vastese e l'Aurora Alto Casertano. Inizio della ripresa a ritmi lenti, ma comunque con lo stesso copione del primo tempo. La partita infatti è ancora bloccata, nonostante gli assalti della Vastese, la retroguardia campana riesce a resistere. Al 22° doppio cambio in casa Vastese. Escono infatti De Angelis e Lenoci ed entrano Alonzi e Panaioli. Al 29° Bianchi prova con un tiro, ma la palla esce fuori. Al 37° cade il muro campano e la Vastese passa in vantaggio. Un'uscita di Vitiello fa impennare la palla e Monza si inserisce e calcia a porta vuota, mettendo a segno la sua seconda rete stagionale. La Vastese ormai è un fiume in piena e al 42° Agnello calcia una punizione interessante, deviata però dalla barriera e respinta poi da Vitiello in calcio d'angolo. Un minuto dopo arriva il raddoppio della Vastese. Amabile perde il pallone a centrocampo. Monza innesca Alessandro che trafigge Vitiello e timbra il suo 7° sigillo stagionale. Durante il recupero arriva anche il tris degli aragonesi. Panaioli serve il subentrante Alonzi che percorre diversi metri, si accentra e calcia con un tiro angolato mettendo a segno la sua seconda rete in stagione. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine all'ostilità con la Vastese che vince meritatamente per 3-0, conquistando così 3 punti molto importanti per la classifica. Aurora Alto Casertano esce invece nuovamente sconfitto, rimandando ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. L'Alto Casertano, tutte le partite che ha giocato, finché non hanno fatto gol, tutte le squadre sono state sempre in partita. Tra parentesi, oggi hanno cambiato 6 calciatori e quindi hanno portato uomini nuovi che hanno fatto una buona figura. E quindi le partite, se non le sblocchi, se non lotti fino alla fine, fai fatica sempre a segnare e a trovare poi il bandolo della matassa. E noi ci aspettiamo i gol da Alonzi, però è entrato con lo spirito giusto, ha attaccato lo spazio come piace a me e quindi si è trovato in profondità più di una volta e questo è quello che deve fare, però insomma c'era anche un avvicendamento perché comunque domenica scorsa si è speso tanto, abbiamo un'altra partita tra 4 giorni e quindi dobbiamo valutare un po' tutte la performance di ognuno e il momento in cui uno si trova. Purtroppo chi perde spiega, chi vince racconta. Questa è una partita che secondo me fino all'80° è una partita dove sicuramente, specialmente nel secondo tempo, la Vastese ha cercato di fare un po' più la partita, però credo che azioni pericolose dove possiamo dire che ci hanno creato problemi non ce ne sono state, tranne qualche seconda palla e qualche mischia in aria, mentre che noi magari anche cercando di fare delle triame di gioco e cercando di mettere in difficoltà la difesa avversaria che stava abbastanza alto, credo che abbiamo mancato il gol più di una volta. Però è chiaro che è difficile raccontare una partita quando si perde 3-0, quindi onore alla Vastese, un periodo negativo, stiamo cercando di migliorarci in tutti i reparti, però è chiaro che poi quando vai a perdere 2-3 calciatori che per noi sono importanti per affaticamento o per infortunio, poi abbiamo una squadra di ragazzini e quindi diventa a volte difficile